Attimo, io devo partire da come la visto io e dagli errori che posso aver fatto io, anzi dall'errore molto grossolano che ho fatto io, essendo il più esperto, essendo il più vecchio di questo staff, avere mancato a un dovere, comunque a fare un qualcosa che di solito non mi manca. Me ne faccio un grande rimprovero e mi sento uno dei maggiori responsabili della sconfitta. Cioè, io ho visto una squadra a Foggia, come al solito, direi fuori casa, grande maturità, grande capacità di controllo della gara, grande spirito di reazione anche in condizioni di sfortuna col gol iniziale preso, una squadra che ti dava soddisfazione, convinta dei propri mezzi, come l'abbiamo sempre voluta. E come è stata anche prima di Foggia, ricordiamo tutte le trasferte, abbiamo fatto sempre partite di grande spessore. Io parlo sempre dell'aspetto mentale. Quindi, però, siccome sono passati 9 giorni da quella partita, di solito bisogna richiamare un po' tutto il gruppo ai pericoli di una partita contro una squadra in salute che ha vinto, fatto 10 punti in 4 partite, adesso sono 13. Che gioca un calcio pulito, ordinato, ma neanche particolarmente scorretto, aggressivo, a parte il pestone dopo 2 minuti a Ricciardi, non sanzionato, e altre sviste arbitrali a cui siamo abituati, gli arbitri sono qui per imparare, quindi dobbiamo accettare tutto. Il problema è che bisogna alzare di più la tensione, bisogna essere un pochino. Non me l'aspettavo perché, ripeto, pensavo la squadra sotto questo aspetto potesse trovare continuità. Evidentemente sul piano emotivo non riusciamo. Sul piano emotivo non sbagliamo l'approccio perché l'approccio è stato positivo. Chiaramente annacquato da due interventi arbitrali che hanno frenato, inibito due attaccanti ad essere più aggressivi. Però in generale è strano che dopo l'espulsione noi abbiamo perso concentrazione, lucidità, spinta, carica e per un quarto d'ora non siamo riusciti a ritrovarci. Poi nel secondo tempo abbiamo un po' cercato, ma ripeto, sotto l'aspetto emotivo ci consegniamo agli eventi con troppa facilità. Questo fuori casa non succede, vuol dire che abbiamo carica, vuol dire che abbiamo capacità di controllare mentalmente, emotivamente i fatti che succedono, anche quelli negativi, prendere un gol dopo 4 minuti, in casa non riusciamo assolutamente ad essere più lucidi, più aggressivi, lucidi, facciamo un giro palla lento, ma non riusciamo a essere aggressivi, a impedire all'avversario di uscire con facilità dalla propria rigore, in palleggio. Quindi non riusciamo a mantenere concentrazione, controllo, rabbia, determinazione, non riusciamo, lo facciamo sporadicamente. E quindi evidentemente questo richiamo ci voleva e bisognava farlo, quindi ho sbagliato e sono qui a rendervene atto, a rendere atto ai tifosi che anche oggi ci hanno comunque sostenuto, che era la delusione finale, questo va bene, questo è normale, perdere non può essere accettato da nessuno. No, non faccio l'idea. Se avessi fatto l'idea sarei intervenuto come tante altre volte ho fatto, creando qualche casus belli tanto per fare e quindi alzando la tensione. Non l'ho fatto, quindi, non me ne capacito. Io credo che abbiamo giocatori esperti, abbiamo giocatori. La squadra io l'impegno non lo rimprovero mai, anche stasera c'è stato impegno, ma ci vuole una capacità, volendo arrivare fare un'impresa, oggi veramente stasera abbiamo parlato adesso di impresa, chiaramente, ma dobbiamo avere un atteggiamento mentale diverso. Buonasera, Buonasera. Zartella della Gazzetta dello Sport. A memoria, negli ultimi 20-30 anni non ricordo un organico, una rosa così lunga e completa in ogni settore, in ogni reparto. Lo stesso per investimenti fatti, non ricordo una proprietà che ha investito così tanto non solo in Serie C ma anche in Serie B.
Ma c'è chi ha investito, guardi, i risultati però sono al momento inversamente proporzionali. Gli investimenti, guardi, domandi a Catania quanti investimenti hanno fatto, stanno 10 punti sotto di noi, il Vicenza, vediamo dove la Triestina, che ha speso più di noi, il Benevento ha speso più di noi, sta sotto di noi. Non è sempre il discorso di investimenti che deve poi avere un risultato, diciamo, proporzionale agli investimenti. Succedono le cose, noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare. L'altro rammarico è quello che con l'entusiasmo di una proprietà che ancora ieri ha dato segnale di quanto ci creda facendo ancora altri due acquisti importanti, no, invece noi non abbiamo risposto con la stessa, cioè con lo stesso entusiasmo, con la stessa convinzione che se la proprietà riesce a fare a due giorni di mercato ancora rinforzare un organico già forte, ci deve dare ancora più convinzione di quello che è la necessità di cercare di perseguire un obiettivo. Poi ripeto, negli anni, una volta vinto all'estero, nessuno avrebbe detto, non è che avesse speso più dell'Arsenal, Tottenham, Manchester United, Manchester City e Chelsea. C'è un anno che può capitare di tutto, ma questo non deve guardare noi. Noi dobbiamo vedere a quello che possiamo fare per fare il meglio. Stasera non l'abbiamo fatto. Ed in casa ci troppo spesso ci consegniamo l'emotività e a un atteggiamento mentale che non è comprensibile in giro di tanta esperienza e di tanta qualità. L'ultima.